Ciao ragazze, buon pomeriggio. Allora, oggi un nuovo spacchettamento e come vedete questo è Hobby Perline. Ok, allora io vado ad aprire il mio pacco e andiamo a vedere cosa c'è all'interno. Aspettate che tolgo tutto lo scotch. Fatto un bel ordine sostanzioso da Hobby Perline. Allora, questo sono i fogli. Sì, sono i fogli 1, 2 e 3. Sì, vabbè, questo qui, però sono due bei fogli pieni pieni di materiale. Perfetto, questo è sempre il bigliettino che mette Hobby Perline, eccolo qui. E adesso tolgo questa bellissima velina, tolgo il pluriball, vi faccio vedere un attimino così. C'è un po' di roba, c'è un po' di roba, ragazze, come avete visto. Allora, adesso aspettate che sistemo. Eccoci qua. Allora, io direi di iniziare. Facciamo così: tiro fuori mano a mano le cose da farvi vedere. Allora, iniziamo con i fili. Ok, quindi ci sono vari cordini. Aspettate, ragazze. E poi ci sono anche fili di rame di alluminio. Ok, allora iniziamo con i fili. Ho preso del cordoncino. Allora, perché lo metti a fuoco? Questo qui è il twisted cord. Ok, eccolo qui. Si riesce a vedere. Questo è blu. È da 5 mm e sono 2 metri. Ok, ho scurito un pochino, almeno si riesce a leggere sull'etichetta. Questo sempre twisted cord, questo è nero, sempre 5 mm e sono sempre 2 metri. Ecco qua, vedete? Poi l'ho preso, aspettate, sempre. Oh, questo è stupendo. Questo è meraviglioso. Allora, questo si legge anche abbastanza bene. Twisted cord, colorazione acqua, da 5 mm il cordoncino, sempre 2 metri. Ed è fantastico. Questo io lo adoro, questo colore. Non si era capito. Poi ho preso. Questi sono più piccolini. No, vabbè, facciamo questo qui. Questo qui è un bel cordino bello, insomma, un bel cordone, non cordino. Sempre twisted cord verde salvia e questo qui è da 10 mm ed è 1 metro, quindi per realizzare magari dei girocolli, dei girocollo, insomma, questo è perfetto perché è bello spesso. Poi ho preso anche quelli più piccolini, sono 2. Ok, ho preso sempre il nero, questo è da 2,8 mm. Eccolo qui, e sono 5 metri, bianco, e questo qui sono sempre 5 metri e sempre 2,8 mm. Eccolo qui, e l'ho preso blu notte, ok, sempre 5 metri, sempre misura 2,8 mm. Poi, come fili, come cordoncini, ho preso il cordoncino in seta nero e blu. Sono. Allora, vediamo un po'. Qui dice, vabbè, questo è blu, 110 centimetri da 0,3 mm. Ok, quindi questo è un 3 mm. Va bene, insomma, ne sto guardando perché questa è la prima volta che li prendo. Il twisted cord l'avevo già preso,
E quindi questi qua sono nuovi per me, però mi piacciono tanto. Poi prenderò anche gli altri colori. Perfetto, quindi fili, twisted cord e quelli in seta li abbiamo visti. Adesso andiamo a vedere i fili. Allora, aspettate, questa qui ve la faccio vedere dopo. La bella Asudit la conoscete. Allora, cominciamo dai fili di alluminio. Perfetto. Allora, fili d'alluminio da un millimetro. Sempre argento e oro. Sono 12 metri per ogni bobina. Sì, 12 metri. Ecco qua, questo è quello argento e questo è quello oro. Poi ho preso anche da 2 mm, però i fili della Bead Smith cioè, a me non piacciono perché perdono lucentezza, quindi non lo so. Aspettate, però non vedo una... Vabbè, un attimino. Quindi questo è da 2 mm, ok, sempre colorazione oro, questo è un oro... un oro particolare, insomma, un oro scuro, mentre questo è un oro chiaro. Infatti questi qui sono da 3 mm, questo è da 3 mm, cioè questi, insomma, sono da 3 mm, scusate, però uno è oro giallo e l'altro è silver, mentre questo qui, vedete, è un oro molto differente rispetto a questo. Ed è da 2 mm. Ok, poi ho preso l'Artistic Wire, uno oro e l'altro argento, e con questi vado a realizzare le monachelle. Questo oro sono c'era la misura da 1 mm e ho preso quello da 1 mm, mentre questa qui purtroppo c'era solamente fino allo 0,81 e ho preso lo 0,81, perché tanto le monachelle vanno bene fatte sia con lo 0,81 di Artistic Wire che con l'Artistic Wire da 1 mm. Perfetto. Poi mi sono rimaste le scorte, da farvi vedere la scorta di fili in rame. Allora, aspettate, me li tiro fuori tutti quanti. Aspettate, che c'è? Ok, metto via questi. Ok. Allora, ho fatto scorta di fili, questi qui. Allora, questi sono dorati. Adesso li prendo tutti dorati e ve li faccio vedere. Questo no, questo sì e questo sì. Ok. Allora, c'è il filo da 1 mm, eccolo qua, dorato, poi c'è uno 0,80, sempre dorato, poi c'è uno 0,60, scusate, e poi uno 0,40. Così ho tutte e quattro le misure. Poi ho fatto anche un'altra piccola scorta di filo argento, sempre rame. Colorazione argento, questa è la 0,80, poi c'è quella da 1 mm e quella da 0,40. Così anche di questi ho la scorta. Perfetto, aspettate che metto via anche il twisted cord, tanto ve l'ho fatto vedere. Aspettate ragazze, ok, e questo sta a posto. Adesso vi faccio vedere dei coppa pasta. Allora, io li ho presi perché come vedete mi servono, cioè mi servono per la metal art, quindi io con questi vado, prendo la misura che mi interessa, lo poggio sulla mia lastrina, vado a segnare il contorno un po' come per gli orecchini a cuore che abbiamo fatto insieme. Ok, mi servivano anche i coppa pasta rotondi e non li ho trovati, e quelli quadrati e non li ho trovati. Comunque ho preso questi a goccia. Questa è forma di navette, quindi goccia, vedete, tre misure, della più piccola, la media, la grande, e la stessa cosa, le navette, più piccola, media e grande, e i rombi, idem, piccola, media e grande. Ok, questi qua di solito, vedete, si usano per le paste polimeriche, e vabbè, nel mio caso mi servono per la metal art. Ok, poi ho preso un altro flacone, cioè un altro flacone, ciao, un altro tubetto di Asulit
perché mi è rimasta mezzo tubetto. Dico, prima che la finisco, facciamo scorta anche di Asolit. Perfetto, poi ho preso una confezione di aghi perché ovviamente vi farò anche altri tutorial per linosi e ho preso gli aghi da 10, questi della Pony, io mi ci trovo benissimo. Ok, allora ragazze, eccomi qua, ho preso anche questa patina, allora questa è una patina, come spiegarvi, è una patina lucida perché comunque c'è sia gloss che matte, vedete, e si passa sui metalli, ecco, per dare quella finitura lucida e si usa comunque sul rame, sull'ottone e volendo anche sull'alluminio. Rame e l'ottone, una volta avete passato questa patina, insomma, da quello che so io, si comunque preserva il gioiello dall'ossidazione, insomma, perché comunque sappiamo che comunque il rame dopo un po' si ossida e anche l'ottone. Quindi passandoci una mano di questa patina comunque preserviamo il nostro gioiello. Io l'ho presa gloss proprio perché la voglio lucida, non la voglio matte, quindi ho preso un flacone di questa e della Vintage. O vintage, ok, perfetto. Andiamo avanti. C'è questo bustone qui, ragazze. Adesso lo apriamo e andiamo a vedere cosa c'è al suo interno. Oh, aspettate, 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 c'è tutto. Però vediamo un po' se mi manca una cosa. Aspettate. Oh. Ah no, ok, perfetto, c'è tutto. Allora, da dove iniziamo? Non lo so. Iniziamo da questo. Questo è un filo di aiuto, agata bianca tondo liscio da 8 mm. Ok, questa è agata bianca da 8 mm ed è un bellissimo. Ed è un filo, insomma, un bellissimo filo. Ok, un filo di agata. Perfetto. Poi aspettate perché ho preso questi sono, aspettate, ah, queste sono le perline occhi di gatto blu, sono da 10 mm e sono 20 pezzi. Belle, bellissime. Mi piace, poi questo blu mi piace tantissimo a me. Belle, 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 belle. Poi sempre occhi di gatto, vi faccio vedere, aspettate, questa no, questa cos'è? Questa no, questi sì, ho sempre occhi di gatto da 10 mm, questi sono sempre 20 pezzi e sono rosse queste, bellissime anche loro, stupende, sì. Non le tiro fuori perché con le mie mani di ricotta ovviamente farò volare qualcosa. Quindi cerco di tenerle nelle bustine così evito problemi. Poi le ho prese anche bianche, sempre comunque perlina occhi di gatto. Questa è bianca, 10 mm, sempre 20 pezzi. Ed è bellissima anche questa. Cioè queste perline mi piacciono tantissimo, cioè veramente sono particolari. Sono stupende ragazze, cioè, scusate, non sto guardando. Queste invece sono, no, aspettate, perché ho preso un sacco di altre cosine. Queste, vabbè, facciamo così, sennò è inutile. Allora, agata gialla, questa è tonda liscia da 10 mm, sono 10 pezzi. Eccoli qui, benissimo. Poi ho preso questa è avventurina verde, sempre tondo però sfaccettata, sempre da 10 mm, sono 10 pezzi, però questa è sfaccettata, bella, sì. Ok, poi questa è della, dunque questa è un corniola, aspettate, corniola naturale, tondo liscio, 10 mm, 10 pezzi, ok, questa è
sono barre di corniola. Bellissima. Ok, poi queste sono, ok, delle perle di avventurina, colorazione pesca, sempre tonde, lisce, 8 mm e sono 12 pezzi. Queste sono un pochino più piccole, sono da 8, però vanno benissimo. Belle. Ok, poi andiamo avanti. Aspettate, perché abbiamo questi dopo. Ok, ok, ok. Bello anche questo. Cioè, questo è cristallo di rocca. Tondo sfaccettato, sono da 8 mm e sono 8 pezzi. 8 pezzi, aspettate. Sì, 2, 4, 6, 8. Ok, perfetto. È bellissimo anche il cristallo di rocca. Cioè, io adoro tutte queste pietre. Guardate, mamma mia, bellissimo. Oh, adoro, ho gli occhi a cuoricino in questo istante, ragazze. Poi vi faccio vedere. Quarzo, questo è un quarzo giallo, sono dei dischi di quarzo giallo sfaccettati, sono da 15 mm e sono 4 pezzi. Belli. Belli anche questi. Ok, poi abbiamo queste che sono, questo è onice nero, sono sempre di dischi sfaccettati e sono da 14 mm, però sono 8 pezzi. Ecco qua, vediamo se riesce a vedere. Onice nero, sì, disco sfaccettato, 14 mm, 8 pezzi. Ok, poi aspettate che abbiamo anche queste. Queste sono sempre onice, sono delle gocce lisce, sono 18x13 mm e sono 4 pezzi. Eccoli qua. Bellissime anche loro. Poi come pietra dura ho preso queste, sono delle rondelle di giada. Allora metti a fuoco per favore. Allora ve lo dico subito, rondelle di giada oliva, colorazione oliva, ok, sfaccettate, sono 8x5 mm, sono 12 pezzi. Eccole qua, sono stupende anche loro. Poi andiamo avanti, ho preso questo, questo qui è un cabochon sempre in onice, bellissimo, e la misura è da 25x18 mm. Eccolo qua, ed è questo, bellissimo. Questo già so dove usarlo, quindi. Poi andiamo avanti. Cos'è che ho preso? Ah sì, perché tanto a me il colore oliva non piace, io lo adoro. Swarovski, quindi rivoli da 14 mm e questo, queste sono, metti a fuoco, vabbè, colorazione olivine, bellissimi. Poi li ho presi in questa colorazione amethyst, sempre da 14 mm, bellissimi, adoro. E poi li ho presi sempre 14 mm lilac shadow, belli, sono stupendi, aiuto. Poi non ho finito, ragazze, ho preso terminali per cordoncino, sono in acciaio, da 3 mm, la parte interna misura 3 mm, sono 40 pezzi. Io questi li uso di solito per cordoncino in cuoio. Ok. Poi ho preso il ricambio per le pinze, quelle rivestite, punte di ricambio
in plastica per pinza piatta, quindi mi servivano perché proprio mi si sono rovinate e quindi ho preso i ricambi. Ok, e non è ancora finita, ragazze, perché ci sono queste bellissime perle sfaccettate sempre a occhi di gatto. Queste sono da 16 mm. Questa è in colorazione acqua. Che belle, mamma mia, queste sono meravigliose. La prossima volta ne prendo proprio tantissime di più perché sono meravigliose queste. Poi le ho prese silver, belle, veramente belle. C'è qualcosa di spettacolare, guardate. Sfaccettata silver 16 mm, 4 pezzi. E le ho prese nere. Vedete? E queste sono spettacolari. E poi sembra più piccola, quelle nere sembrano più piccoline, cioè magari è soltanto un'illusione, ovviamente, perché la misura è la stessa, però queste mi fanno impazzire. Allora, qui abbiamo terminato, aspettate che sposto il tutto, e mi hanno mandato un sacchettino con degli omaggi. Allora ragazze, ho tirato fuori dalla bustina i miei omaggini. Io ringrazio veramente Hobby Perline, anche se giustamente non è dovuto riceverli, però quando li riceviamo ci fa sempre tanto piacere. Allora, due fili di cipollotti, questi qui sono 3x4, anche se non c'è scritto, sì, e sono crystal, mentre questi qui sono di una bella colorazione oliva, sì, se non sbaglio, perfetto, quindi un bel verde oliva, e questi sono 8x6 mm. Poi c'è un pacchettino di monachelle argentate e una coppia che io ho già tirato fuori di orecchini, quindi a perno, marca Sitte Strass, e sono questi che sono spettacolari, cioè, perché sono, a parte che sbrilluccicano proprio tantissimi, cioè guarda, mamma mia, cioè, qualcosa di grazie, veramente sono bellissimi, quindi con questi mi ci creo qualcosa di particolare per me. Bellissimi, bellissimi, bellissimi. Cioè, oddio, quanto sono belli, ragazze, guardate. Cioè, io ve li faccio vedere questo qua. Sono stupendi. Cioè, grazie. E niente, ragazze, quindi questo è tutto. Questi sono gli omaggi e quindi questo che è tutto il mio ordinone. E niente, quindi anche questo è andato. E mi rimane solo il prossimo, che vi ho detto, le lamine di rame di ottone, i fili di rame di ottone, e poi più avanti ci sarà un altro ordine un po' più importante, ma quello tra qualche tempo. Metti a fuoco, no, eh? Ok, ci siamo. Perfetto, ragazzi, io vi saluto, vi mando un bacione grandissimo, fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate di questi acquisti, cosa vi piace di più e cosa non vi piace, che altro dirvi? Niente, ok ragazze, io torno a dare una mano a mio marito perché stiamo imbiancando casa. Perfetto, quindi c'è da divertirsi, infatti questi li lascio tutti nella scatola, li chiudo, in modo che quando abbiamo finito poi mi posso mettere a creare tranquillamente, perché adesso non se ne parla proprio, è un po' impossibile, o fai una cosa o ne fai un'altra. Perfetto ragazze, un bacione grande grande grande, un abbraccione grande grande, e ai prossimi video. Ciao ragazze.